Chiederemo l'assoluzione perché riteniamo che la imputazione obiettivamente non abbia retto in realtà neanche alla pronuncia di primo grado. Dirigente viabilità della provincia di Pescara, Paolo D'Incecco è stato condannato a 3 anni e 4 mesi per disastro colposo e la mancata pulizia della strada Farindola-Rigopiano. Con lui il collega funzionario Mauro Di Blasio che il 17 gennaio, 24 ore prima della tragedia, gli ricordava la carenza di mezzi spazzaneve proponendo il coinvolgimento di ANAS. Non mi faccio fare, l'esproprio in casa, la risposta. E agli atti dell'inchiesta c'è anche questa conversazione, ma la difesa ha i suoi argomenti. La ragione fondamentale è l'imprevedibilità. Per condannare per responsabilità per colpa non basta avere violato una regola cautelare che impone un certo comportamento. Occorre che nel momento in cui io violavo questa regola, io potessi prevedere che come conseguenza di quella violazione vi sarebbe stato un evento lesivo. Però, avvocato, il mezzo fuori uso era in grado di ripararlo, l'ingegnere? L'ingegnere intanto non era in grado, avrebbe dovuto attivare. Come fu attivato? Il solito, i primi di gennaio di quell'anno, quando non c'era nessuna previsione, neppure ancora. 29 vittime, 5 condanne, 25 assoluzioni, tra queste le figure di tecnici regionali e prefettizi, l'allora presidente della provincia, l'ex prefetto di Pescara. La difesa del sindaco di Farindola ha già chiesto l'ammissione di nuove prove e intanto le famiglie aspettano. Ho capito che si vogliono difendere, che si devono difendere, però proprio arrampicarsi sugli specchi. Cioè. Che Natale sarà senza Ilaria? Ah, purtroppo è il settimo Natale senza Ilaria. È quello che loro non capiscono. Loro vogliono difendersi, però 22 persone non ci sono più. Mia figlia ha 22 anni, non c'è più.